Ciao ragazzi, bentornati su Anita Stories. Oggi nuova challenge, trova gli ingredienti slime. Questa volta, a grandissima richiesta, dovrò trovare gli ingredienti slime nascosti da Hello Neighbor. Non conoscevo questo personaggio, questo videogioco. Mi avete chiesto voi di fare un nuovo episodio, trova gli ingredienti slime con Hello Neighbor. Ma è molto inquietante. Come avete potuto vedere, sono già dovuta scappare. Come funziona? Io dovrò recuperare gli ingredienti slime e riuscire a completare e a fare lo slime prima di essere beccata da Hello Neighbor. Lui in pratica vive dentro la casa e nasconde degli strani segreti, infatti ogni tanto si sentono dei rumori inquietanti. Io dovrò riuscire a prendere tutti gli ingredienti e fare lo slime. Non so se ci riuscirò perché è molto difficile con lui. Non ha l'orecchio super attento come Granny, però se ti rincorre è molto difficile scappargli. Tra l'altro è anche difficile entrare in casa perché lui ha chiuso quasi tutte le porte e le finestre, quindi devo riuscire a trovare un'entrata. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se volete vedere altri episodi trova gli ingredienti slime. In questo caso, se questo video raggiunge i 40.000 mi piace, farò un secondo episodio di Hello Neighbor. Il video di Baldi ha raggiunto i 40.000 mi piace, infatti tra poco ne uscirà un secondo episodio. Invece quello di Granny non ha ancora raggiunto i 60.000 mi piace, infatti dopo andate a vederlo e a lasciare un bel mi piace. Ma ora siete pronti a iniziare questa avventura assieme? Secondo voi ce la farò? Speriamo, teniamo le dita incrociate e voi dovrete stare attenti a tutti i rumori, perché nel caso che ci sia qualche indizio nella casa dovrete poi scrivermelo nei commenti, così magari me la caverò meglio nel secondo episodio. Siete pronti? Mettetevi comodi, prendete le patatine e popcorn e sperate per me. Andiamo, proviamo a trovare un'entrata. Allora, un'altra cosa importante di questo gioco è che si possono tenere gli oggetti e lanciare a Hello Neighbor, così magari si può riuscire a scappare se ci becca. Ragazzi, qua c'è la porta, però non mi fido a entrare da qua perché lui è spuntato da qua, quindi preferisco cercare un'altra entrata perché sono sicura che... Cerchiamo un'altra entrata perché sicuramente lui si nasconde dietro la porta come prima. Ragazzi, sto scendendo le scale, ora vedo se riesco a entrare da qualche finestra. Fatemi sapere se il secondo episodio preferite vederlo al buio, sarà ancora più inquietante. Ok, c'è Merlino che fa rumore. Comunque qua c'è un'altra entrata, provo a vedere se è aperto, ma devo fare piano. Il gatto che manco. Controlliamo se Hello Neighbor è qua dentro. Non mi sembra che ci sia. Ok ragazzi siamo riusciti a entrare. Ho ancora la palla qua. Vediamo se troviamo qualche ingrediente. Ok, abbiamo già perso. È molto più difficile di quello che sembra. Ora ci ritroviamo nuovamente fuori, perché ogni volta che si perde in questo gioco si viene ricatapultati fuori. Ma riproviamoci, questa volta dobbiamo essere più silenziosi. Siamo dentro. C'è una porta chiusa. Provo a guardare dalla serratura che cosa c'è qua dentro. Eccolo, lo vedete? È lui. Meglio non entrare in questa stanza. Vediamo se qua trovo qualcosa. Merlino.
fai silenzio. Ho sentito un rumore. Ma guardate cosa c'è qua. Sì, abbiamo trovato la colla. Viva! Quindi abbiamo il nostro primo ingrediente. Sì. Ora tocca trovare anche gli altri, però. Ok, qua c'è un'altra porta chiusa. Proviamo a guardare nella serratura se Hello Neighbor è qui. Vediamo. Mannaggia, non vedo niente. Merlino, fai silenzio. Non c'è niente. O forse c'è la chiave, per quello che non si vede niente. Fortuna sono riuscita ad aprirla. Guardate, ci sono delle scale. Ho paura a salire le scale. Merlin continua a fare un sacco di rumore. Ma a esplorare questa zona prima di salire le scale. Vediamo. Oh no. Come faccio? Andare lì adesso. Merlino, vai, distraio Merlino. Merlino, vai e distraio. Vai Merlino, attacca. Attacca Merlino. Attacca, attacca Merlino, attacca. Ragazzi, abbiamo perso un'altra volta. Non so quante possibilità ho prima di essere cacciata fuori dal gioco. Comunque, mi è sembrato di vedere qualcosa in quella stanza, quindi dovremo sicuramente tornare lì. Qua sono di fronte a una porta, ma non è la porta in cui sono entrata prima. Proviamo lo stesso a entrare, vediamo che succede. Spero che lui non sia qui. C'è molto silenzio. Dio, cosa sono questi rumori? Piano. Guardate, guardate, la ciotola e la spatola in viva. Per fortuna possiamo mettere colla. Oddio, ma cosa c'è qua dentro? C'è qualcosa di strano qua dentro. Penso che Hello Neighbor ha messo del veleno qua dentro, pensando che io sarei andata a mangiarlo, ma non sono così scema, non andrò mai a mangiare qualcosa da questa ciotola. Quindi ora dobbiamo trovare il modo di sciacquarla, mettere poi la colla dentro e poi ci mancherà solo la soluzione per lenti e il bicarbonato da trovare. Forse ce la facciamo. Ok, procediamo in questa direzione. E qua c'è la porta. Si fa tutto più buio qua. Sembra che non ci sia nessuno, per fortuna. Non so in quale stanza andare. Beh, la colla l'ho lasciata qua, quindi è meglio che vada nella stanza della colla. Ok, andiamo qua. Oh no, era dietro di me! Oh no, ragazzi, mi ha beccato di nuovo. Penso di non avere molte altre possibilità. Forse questa è l'ultima o la penultima. Non so se riuscirò davvero a vincere questa challenge, ma forse ce la posso ancora fare, fate il tifo per me. Proviamo a rientrare e questa volta proverò a entrare in un'altra stanza. Andiamo. C'è sempre Merlino che fa rumore. Qua non c'è nessuno, per fortuna. Nuovamente la porta chiusa. Ah, che spavento! È Merlino che gratta la porta perché vuole entrare. Merlino, mi hai fatto spaventare. Ok, ritorniamo.
cestino era chiuso e ho fatto rumore. Oh no, no, oh no, non riesco più, sotto il letto. Bellino. Sono riuscita a scamparmela per poco nascondendomi sotto al letto. Per fortuna, qua c'è la ciotola che avevo lasciato prima. E ho anche la colla. Eccola qua. Però devo ancora trovare la soluzione per lenti e il bicarbonato, spero di riuscirci. Merlino penso che sia un alleato di Hello Neighbor, perché continuava a fare rumore in modo che lui mi trovasse. Quindi devo stare ancora più attenta. Vediamo un po'. Ma cos'è questa? Una chiave? Dove dovrò usarla? Ma certo! Nella stanza chiusa a chiave, ovviamente. Andiamo. Via libera. Spero che funzioni. Sì, ha funzionato, ragazzi. Guardate! La soluzione per il letto è viva! E questo è il bagno, quindi posso anche sciacquare la ciotola. Chiuso a chiave, così non può entrare, perché in realtà Hello Neighbor può anche aprire le porte, ma ho chiuso a chiave, quindi non può entrare. Giusto in tempo, stava quasi per beccarmi di nuovo e forse avrei perso completamente la challenge. Non so come farò a uscire, ma vedremo. Ora sciacquo la ciotola, finalmente. Ho fatto, è pulitissimo adesso. Cosa faccio? Prima controllo se è ancora lì. Che cos'era quello? Forse ancora là dietro. Sì, sto passando qua, non posso uscire, come faccio? Eccolo, lo vedete? È laggiù. Scusate, ma c'è anche il gatto che vuole entrare. Oddio, sta guardando qua! Aiuto!
ok, ho aspettato per un po' di tempo, ma ora è il momento di uscire. Non posso stare tutto il tempo qua, chiusa in bagno. Devo fare piano. Ce l'abbiamo fatta per ora, manca solo il bicarbonato. Non ho idea di dove possa essere. Spero sia in questa stanza. Magari provo a guardare in qualche cassetto, in qualche contenitore. No, qua non c'è niente. Dove potrebbe essere? Aspetta un momento, prima la chiave era qua, quindi potrebbe essere vicino alla chiave, visto che con la chiave ho trovato la soluzione per lenti. Quindi dove potrebbe essere? Sotto, magari dentro la pianta? No, non può essere. Nella pianta non c'è. Ma aspetta un momento, sbaglio o questo contenitore Lego è un po' storto? Cosa c'è dentro? No, magari è dentro questo. No, è inutile che controllo anche gli altri, non può essere dentro questi contenitori. Però bisogna sempre tentare e non lasciarsi mai abbattere, quindi proviamo anche qua. Sto facendo un sacco di rumore. Eccolo ragazzi, ecco il bicarbonato, è finito. Possiamo andare a mettere il tutto qua. Ok ragazzi, abbiamo tutto. Se riesco ad attivare lo slime abbiamo vinto. Allora iniziamo subito con la colla. Mettiamo la colla, questa bellissima colla glitterata. Ecco fatto. Dopodiché mettiamo un po' di bicarbonato. E la soluzione per lenti. Forse ci siamo, ragazzi. Mescoliamo. Ma no, perché non si attiva? Non si sta attivando. Perché non funziona? Forse era quella sostanza che c'era prima nella ciotola. Mi ha imbrogliato. Oh no, non si attiva. È ancora liquido. Ragazzi, non so perché, ma non si sta attivando bene. Forse quella sostanza che c'era prima sta facendo in modo che non si attivi. Anche se l'avevo tutta sciacquata nel lavandino. Ma come fare? Come faccio ad attivarlo? Forse devo trovare un altro ingrediente, non lo so. Però non si sta attivando, quindi non so come fare. Oh no! Oh no! No, 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 no! Lo slime è quasi pronto! No! Eccolo, è pronto! È pronto! Ho vinto io! Lo slime è attivo! Ragazzi, ha funzionato nonostante lo slime non fosse completamente attivo perché è un po' appiccicoso, però almeno ha funzionato. Abbiamo vinto la challenge finalmente, anche perché ultimamente non mi stava andando molto bene con Baldi. Ho perso, se non l'avete vista andate a vederla dopo di questa. Evviva, abbiamo vinto! Lasciate un bel mi piace per vedere la seconda parte di Hello Neighbor. Fateci sapere nei commenti quali altre challenge volete che facciamo. E ora vi lascio qua quattro caselline su cui andare a cliccare per vedere le nostre altre challenge. Granny, Baldi, Slime Challenge. Cliccate su quella che preferite e buona visione. Ciao!